Buonasera a tutti. Perché siamo qua stasera? Siamo qua per riparlare, come è successo più volte anche durante il lockdown, del caso Chico Forti. Il caso Chico Forti, del quale parleremo insieme con due attivisti che sono in prima fila nel comitato Chico Forti Free, Sabina Bruzzano e Lorenzo Moggio. Che saluto. Ciao Sabina e Ciao. ciao Lorenzo. Ciao. Ciao. Allora, brevemente il caso Chico Forti, ora è fortunatamente finalmente molto conosciuto, ma insomma, per chi non sapesse, stiamo parlando di un italiano, Chico Forti, appunto, detenuto da 20 anni negli Stati Uniti con una condanna all'ergastolo. Dopo un processo che definire eufemisticamente lacunoso e molto riduttivo, non lo pensiamo noi, non lo pensa il comitato Chico Forti Free, ma lo hanno pensato, detto e sostenuto figure come il giudice Imposimato, come la politica italiana, la senatrice Emma Bonino, come moltissimi investigatori, avvocati americani. Alcuni dei quali hanno parlato espressamente di corruzione. Perché è successo questo? È successo questo perché Chico Forti, che era un emigrato, un istruttore di surf, di windsurf negli Stati Uniti, era diventato un produttore televisivo, si era occupato dell'omicidio di Versace, ma in particolare delle indagini che avevano portato alla cattura di Henry Cunanan, in maniera sgradevole, secondo le autorità americane, segnatamente quelle di Miami, e quella sarebbe stata poi una ritorsione che si è tradotta in interrogatori forzosi e forzati, che lo hanno condotto a delle contraddizioni e a delle incertezze che l'hanno condotto a un processo comunque farsesco. Chico Forti è stato condannato all'ergastolo senza una vera prova. Ne ha parlato molto bene, diffusamente anche in questi anni, Roberta Bruzzone, che è una delle maggiori criminologhe italiane, nel suo libro Il Grande Abbaglio. Io sono qui a occuparmene perché alcune persone del comitato si occuparono, mi interpellarono, mi chiesero di parlare di questa cosa. Partecipai a un incontro a Milano con Emma Bonino, il giudice Imposimato. Mi fu chiesto di presentare a Milano il libro di Roberta Bruzzone, lo feci e da allora mi occupo di questo caso. Non ho altre armi che manifestazioni come questa. Allora, sono con Sabina e Lorenzo. Intanto vi chiedo, Sabina, che cosa fate voi, per dirlo al nostro pubblico, nel comitato Chico Forti Free? Tu, Sabina. Buonasera a Ciao. tutti. Nel comitato Chicco Forti Free, diciamo, noi siamo dei sostenitori, noi siamo un gruppo di sostenitori. Io seguo il caso da circa 14 anni, da 12 anni sono al fianco della famiglia e al fianco del comitato. Da 14 anni lottiamo creando eventi, gestendo i social, facendo sit-in, contattando i media. Noi in qualche modo proviamo a promuovere questa ingiustizia affinché venga resa nota a più persone possibili, creando appunto delle specifiche manifestazioni, eventi, concerti. E questo è il nostro operato. Siamo amministratori di diverse pagine, abbiamo diversi siti, come la Chicco Forti Free, ci sono Chicco Forti Libero, Chicco Forti un innocente condannato all'ergastolo, abbiamo tantissimi siti, siamo tutti sostenitori che cerchiamo nel nostro piccolo di dare voce a questo caso di grave ingiustizia. E lo stesso mi pare di Lorenzo, che è più specificamente impegnato nella parte giuridica della vicenda. Dico bene? Sì, il comitato Shasta Chico è nato pochi mesi dopo la condanna definitiva di Chico all'ergastolo. Da quel giorno una decina di amici hanno dato vita a questo comitato che si è prefisso come compito quello di raccogliere fondi e
e per poter pagare le ingenti spese legali che in tutti questi anni sono state affrontate. E tuttora il comitato Una Chance per Chico si occupa di tenere anche i rapporti con l'avvocato attuale Giorgio Acopina, e ovviamente anche noi, oltre a raccogliere fondi e a far sì che Chico abbia tutti i mesi un sostegno economico, seppur limitato, il nostro compito appunto è stato quello di tenere i rapporti con le istituzioni, con i vari governi che si sono succeduti, con i legali. Perché purtroppo da 20 anni a questa parte i legali, anche quelli si sono succeduti in America, purtroppo con esiti non brillanti. Non soddisfacente. No. E quindi tuttora noi ci occupiamo di tenere appunto i rapporti con le istituzioni sostanzialmente. Dunque, Sabina e Lorenzo, confermatemi questo. A gennaio, grazie all'onda lunga, diciamo chiaramente, che ha creato l'attenzione che le Iene su Italia 1 hanno dato finalmente al caso Chico Forti, con ripetuti speciali, con ripetute interviste, con ripetuti incontri, ha mosso le istituzioni, il governo, ma comunque molti politici italiani. A gennaio eravamo vicini a un punto di svolta, poi è arrivato il lockdown. A che punto siamo oggi, 27 agosto 2020? Posso io. Oggi abbiamo delle dichiarazioni per noi molto rassicuranti, nel senso che tanti anni ci hanno promesso vari politici che sarebbero occupati del caso Chicco, ma noi sappiamo bene che il Movimento 5 Stelle era sempre molto pro Chicco, e oggi che si trova al governo il ministro degli esteri Luigi Di Maio e il sottosegretario Riccardo Fraccaro, che conoscono molto bene il caso di Chicco, hanno dichiarato che se ne stanno occupando, e il primo agosto il sottosegretario Riccardo Fraccaro ha dichiarato che entro la fine dell'anno confida in una risoluzione, anche se il caso è difficile. Noi siamo convinti, visto che il caso è difficile, lo sappiamo già perché da 21 anni che il caso è difficile, ma se oggi siamo arrivati a questa svolta dove sia il ministro che il sottosegretario ci stanno rassicurando che Chicco entro la fine dell'anno avrà una risoluzione, ci auguriamo non entro fine dicembre, ma fra ottobre, settembre, massimo novembre, perché ricordiamo che c'è una mamma che aspetta, una mamma anziana, ci sono dei figli, non può più aspettare Chicco. Ormai tutti conoscono la situazione di Chicco Forti. Non abbiamo più bisogno di chiarimenti, dobbiamo solo riportarlo in Italia, e noi confidiamo nelle parole del ministro e nelle parole del sottosegretario. Ecco, Lorenzo, in quali termini e in che modo si può riportare in Italia? Perché nei mesi scorsi ho letto e sentito anche nella diretta che abbiamo fatto con lo zio di Chico, si parlava di un semplice trasferimento da un penitenziario all'altro, di un'impossibilità di revisionare il processo. Quali sono i termini? Puoi spiegarci in che modo, in che termini appunto può avvenire questo ritorno a casa, sia pure in un carcere italiano? Beh, posso confermare che la revisione del processo è un'ipotesi inverosimile, purtroppo, nel senso che le autorità di Miami non hanno nessuna intenzione di riprendere in mano, l'hanno già detto e fatto capire più volte, di riprendere in mano un processo che per loro è costato tempo e denaro soprattutto, e quindi quella è un'ipotesi che non è percorribile. E la richiesta di grazia è una procedura che richiederebbe molto tempo e una procedura piuttosto delicata. Quindi il percorso attuale che è stato, da quello che mi risulta, che è stato Intrapreso. concordato e intrapreso, è proprio quello del trasferimento di Chicco in Italia da detenuto, però con un però molto importante, ossia che il governatore, l'attuale governatore della Florida, ha ricevuto il dossier di Chicco Forti e
diciamo, la soluzione, che probabilmente ha molte possibilità di riuscita, è quella che il governatore prenda atto che Chicco Forti, pur nel... Allora, dobbiamo sistemare... Ecco, scusa Lorenzo, ti abbiamo perso per qualche secondo. Siamo arrivati al governatore della Florida che si è dato disponibile a revisionare il suo fascicolo. Anche grazie all'intervento dell'ambasciatore Washington, del console italiano a Miami, il governatore ha ricevuto il dossier di Chicco. E il governatore, nel momento in cui Chicco dovesse compiere l'iter previsto per il suo trasferimento in Italia da detenuto, potrebbe dire: a noi va bene così, in un certo senso, in parole povere, cioè Chicco ha scontato 20 anni, non entriamo nel merito di un processo che mi dicono e che è documentato che ha avuto molte lacune, e quindi, per quanto ci riguarda, governo italiano, autorità italiane, fate quello che volete, e chiaramente Chicco immediatamente sarebbe libero. Quindi il suo stato di detenuto in Italia... Ma è un'ipotesi credibile questa? Tu ci credi? È un'ipotesi percorribile. Perché da quello che ho capito, adesso non vorrei dire cose, anticipare cose, ma è un discorso facilmente comprensibile, un governatore, nel momento, dare una grazia è un atto piuttosto delicato e importante, che richiede anche una responsabilità, anche magari nei confronti di altri detenuti. Ecco. Mentre... Ma scusami se ti interrompo, nei confronti anche dei giudici del sistema giudiziario, certo. Che confessa una sentenza. Certo. Mentre invece un trasferimento di un detenuto dagli Stati Uniti all'Italia con le procedure ordinarie e che viene seguito da una dichiarazione del governatore che dice alle autorità italiane: noi riteniamo che abbia scontato una pena sufficiente, vedete voi cosa fare, è evidente che Chicco è immediatamente libero per l'Italia, perché lo sarebbe sempre stato, peraltro. Per cui credo che, confermo quello che ha detto lo zio Gianni, ossia che la procedura attualmente sui binari che è partita, sicuramente è partita, è quella del trasferimento di Chicco in Italia. Trasferimento però, non che viene liberato negli Stati Uniti, perché questa cosa qua richiederebbe tempi molto più lunghi, certo, e solo nel caso della grazia. Quindi... Ti faccio un'altra domanda e poi torno da Sabina per altre cose. Ragionevolmente, avendo a che fare con la burocrazia e le lungaggini della giustizia italiana, non è che poi inizierebbe un altro calvario? Cioè, in Italia è pronto l'apparato a ricevere un detenuto che sono consapevoli essere stato condannato? Io ripeto, cioè, lo dico chiaramente, in modo ingiusto, in modo scorretto, oppure ricomincia un altro percorso qua? Ricomincerebbe? Ma adesso io ti do un parere personale. Sì. È evidente che in Italia tutte le persone, tutte le autorità, tutti quelli che hanno esaminato questo caso sanno che in Italia Chicco non sarebbe mai stato condannato nemmeno a 10 giorni di carcere con la mancanza di tutto quello che c'era a monte. Quindi, però, giustamente, se si parla di trasferimento di un detenuto, l'Italia deve attenersi agli accordi, e quindi non è che può decidere di liberare Chicco indipendentemente dal parere degli Stati Uniti e della Florida in questo caso. Quindi io credo che nel momento in cui Chicco sarà in Italia non ci saranno grosse difficoltà per procedere ulteriormente con il passo successivo. Chiaro che adesso purtroppo il coronavirus ha veramente bloccato molto, certo, questa cosa qua, perché noi sappiamo che anche in Florida ci sono stati tanti contagi, è stata una pandemia anche lì, hanno avuto grossi problemi, e quindi la priorità, ci sono state delle altre priorità rispetto a questo caso qui. Quindi io ero molto fiducioso che anch'io entro l'autunno Chicco avrebbe potuto essere in Italia, adesso magari ci sarà qualche mese in più, ma da quello che ho capito, e dobbiamo fidarci di quello che ci dicono, la macchina è partita, e quindi si tratta solo di avere fiducia e di cercare di sollecitare chiaramente lo svilupparsi di questo iter già instradato. Sabina, tutto l'impegno, il lavoro, il tempo, le energie che avete profuso in questi anni, io fui contattato da un gruppo che si chiamava Le Leonesse di Chicco Forti, ha creato in questi ultimi mesi quella che voi avete definito un'onda,
cioè sono nati spontaneamente, mi ricordo negli stadi, la curva sud del Milan, ma anche molte altre curve negli stadi a Napoli, esposero degli striscioni Chico Forti libero, nelle piazze, nelle città. Ho visto molto recentemente, in questi ultimi giorni, a Levico Terme, che è un posto che conosco molto bene. Non è uno sterile motivo di soddisfazione questo, è un risultato concreto che ha avuto un peso specifico nella vostra battaglia. Siamo molto contenti, è un risultato concreto perché significa che gli italiani, che molti più italiani, conoscono il caso di Chicco. Sì, in questi anni abbiamo lottato per farlo conoscere. Purtroppo ci sono sempre state delle problematiche, delle dimenticanze. Chicco era sempre al centro dell'attenzione per un momento, dopodiché con cadute di governo purtroppo è caduta anche l'attenzione su Chicco. Oggi, grazie alle Iene, grazie alla trasmissione anche della CBS in America, grazie alle Iene qui in Italia, abbiamo potuto vedere che questa attenzione è cresciuta. E quest'onda è sempre stata, noi l'abbiamo già chiamata nel 2013-14 un'ondata di sostegno. Oggi si è deciso di chiamare l'onda di Chicco perché è un'onda di tutti i sostenitori di Chicco, non appartiene, perché tutti noi siamo un'onda che deve travolgere. E questa è una cosa molto importante da far capire, che tutti gli italiani, che tanti italiani, tanti milioni di italiani, perché non dimentichiamo che noi forse in piazza non li vediamo, ma noi dietro i social riusciamo a vedere che quando condividiamo un post abbiamo 250.000 visualizzazioni a post a settimana. Puoi condividere il link di questa diretta che stiamo facendo sulle vostre pagine? Sì, abbiamo messo il link sulle pagine, dopodiché la guarderanno in differita, la pubblicheremo su Instagram, sui nostri siti, perché è importante. Io voglio soltanto dire una cosa, ne approfitto che ho la parola. Spesso succede che la gente sostiene Chicco da dietro al computer, con un like, con le condivisioni. È importantissimo anche questo, perché dà visibilità al caso. Però si organizzano tantissime manifestazioni, si sono organizzate, si continuano ad organizzare e si organizzeranno. Venite in piazza. Perché venite in piazza? Perché essere presenti è importante, perché il caso di Chicco deve essere chiaro a tutti che è un caso di un'ingiustizia atroce italiana. Allora, Sabina, prima di andare nello specifico per l'altro grande motivo per cui ci siamo collegati stasera, che è la manifestazione di Bologna del 12 settembre di cui parliamo, volevo fare una domanda a tutti e due, che sottintende una risposta che è anche una motivazione del mio percorso, estremamente più labile e meno efficiente del vostro, ma insomma comunque appassionato, che sono riuscito a coinvolgere degli amici e delle amiche che vi seguono strenuamente da anni. Quello che l'ardore che avete e che abbiamo noi è quello che è successo a Chicco Forti può succedere a chiunque. E un italiano abbandonato all'estero, io vi confesso per la prima volta pubblicamente che ho avuto un problema giudiziario per un equivoco incredibile in Spagna, fortunatamente è durato soltanto 12 ore, ma 7 delle quali trascorse in una cella, e in quelle ore, è successo 5 anni fa, 6 anni fa, quindi conoscevo già, il pensiero ricorrente era proprio quello di Chicco Forti. Allora, siccome a ciascuno di noi questo. Ecco, vi domando la motivazione che avete dentro, non necessariamente se uno va spesso all'estero, ci vive o ci frequenta, è quella che un caso di ingiustizia in America, ma anche in Italia, in India, in Pakistan, in Africa, può capitare a chiunque, e quindi risolvere in qualche modo e nel migliore dei modi la vicenda Chicco Forti è una garanzia per tutti noi cittadini. È una garanzia e... Io sono orgogliosa di essere italiana, perché noi italiani abbiamo la forza di combattere e l'abbiamo dimostrato a tutto il mondo durante questo lockdown del Covid. Siamo forti. Io sono orgogliosa, ma sono meno orgogliosa che in 21 anni, perché ricordiamo che a ottobre saranno 21 anni che Chicco urla e grida giustizia per giustizia, perché lui non vuole nient'altro che giustizia, che tutti
conoscono il caso di Chicco, tutte le forze politiche, e non sono orgogliosa che non si siano uniti e abbiano detto basta, noi dobbiamo aiutare un nostro connazionale, perché potrei essere io, potrebbe essere mio fratello, mio padre. Questa è una vergogna italiana. Se noi non riportiamo Chicco e non risolviamo la questione in modo positivo di Chicco Forti, perché ricordo che ci sono solo prove di innocenza, non esistono prove di colpevolezza. Abbiamo visto tutti, sappiamo tutti, sarà una vergogna italiana questa. Sarà una vergogna italiana. Lorenzo. Ma io posso dire che mi sono dedicato a questo caso fondamentalmente perché Chicco è un amico con cui ho condiviso tanti anni di sport e di attività varie qui a Trento, quando lui era ancora qui a Trento, e quindi principalmente il motivo che mi ha mosso ad impegnarmi, come altri amici abbiamo fatto, è proprio stato l'amicizia. E quindi il motivo per cui sono andato anche a trovarlo 3 volte in carcere, perché so che ogni volta per lui era un regalo incredibile poter vedere degli amici che andavano a trovarlo, che andavano a sentire come stava, eccetera. Quindi questo è il motivo. Dopo è evidente che il fatto che ci sia un italiano, al di là che sia Chicco mio amico, in carcere, ingiustamente incarcerato, non deve far altro che muoverci, indipendentemente dal fatto che appunto sia negli Stati Uniti o in qualsiasi altra parte del mondo. Però è giusto che dei concittadini non vengano abbandonati, soprattutto se non hanno commesso reati o sono stati incarcerati ingiustamente. Il prossimo passo quindi è il 12 settembre a Bologna, con una di quelle manifestazioni di cui stavi parlando prima tu e che coinvolgono in maniera più concreta, più diretta, più tangibile la gente, no? Perché la discesa in piazza è sempre qualche cosa di più che ha più maggiore impatto nei confronti dell'opinione pubblica. Io devo dire che mi ha sorpreso molto questa manifestazione del 12 settembre dalle 10:30 alle 13 in piazza Galvani, perché non siamo ancora a fine agosto e abbiamo veramente tante adesioni, tanti sostenitori che ci dicono noi questa volta veniamo nonostante le difficoltà, ma anche personaggi pubblici. Abbiamo personaggi pubblici politici che verranno. Questo significa che veramente è importante per l'Italia Chicco. Non è importante solo per pochi. Io voglio veramente fare alcuni nomi. Luca Carboni, che sarà presente, Beppe Signori, Marco De Marchi, ci saranno Jacopo Marrone, Maurizio... Carlo Fidanza mi ha anche scritto che probabilmente proverà anche lui a venire, Giancarlo Falappa, Claudia Peroni, Gianluca Impastato, ma sono tantissimi politici anche a primi livelli e anche artisti che non diremo che verranno, perché di noi recente vogliamo... Per esempio, anche se non sarà a Bologna, visto un impegno in prima fila assiduo e costante di Enrico Montesano, che è stato coinvolto dalla moglie sulla vicenda. Ecco, a questo proposito posso intervenire? Certo. Prima della manifestazione, della bella manifestazione che si terrà a Bologna, e noi abbiamo operato per far sì che in occasione del Film Festival della Montagna, che è il festival più importante mondiale di cinematografia della montagna, dell'esplorazione, che si tiene a Trento, è iniziato proprio questa sera, e sabato abbiamo ottenuto... Aspetta Lorenzo, ti abbiamo sentito un po' a pezzi, aspetta, se ricominci, adesso sembra che sia tutto... Ecco, sì, grazie, vai. Comunque ripeto, allora, praticamente sabato sera, 29 agosto, il Film Festival della Montagna Internazionale ha concesso la proiezione di un video girato da Chicco Forti nel 1993 sulle montagne canadesi, un video nel quale lui è protagonista e regista, con lo snowboard, trasportato con un elicottero, con degli elicotteri, quindi è un video molto bello, seppur breve, l'abbiamo... Con l'aiuto di una ragazza di Brescia, Eleonora Lanzone, è stato montato in modo da poter essere visto, nonostante abbia quasi 30 anni questo video. E per Chicco è stato un regalo enorme, perché la soddisfazione per lui di poter essere presente in sala, in una sala che sarà sicuramente affollatissima, e a questa serata presenzierà
appunto anche Enrico Montesano, che verrà apposta da Roma, perché ci teneva ad essere presente, e come lui ci saranno altri ospiti, Francesco De Lillo, che è quell'imprenditore pugliese che si è molto speso negli ultimi mesi per la causa di Chico, e quindi sarà una serata meravigliosa, perché Chico in questo momento è al settimo cielo, perché sa che sabato sera il suo video verrà proiettato appunto nell'ambito di questo festival. Ecco, appunto di questa cosa qui. Allora, noi stiamo ricevendo tanti messaggi che sono sostanzialmente di sostegno, perché si fa già Chico libero, è stato incastrato, Chico free, liberatelo, e un amico, Gaetano Ruocco, vorrei saperne di più, o un amico indossamento dei domiciliari. Gaetano, ti inviterei ad andare, ecco, grazie a Canio Caprarella, che è il tecnico che mi segue sempre da remoto, di andare sul web molto, molto pacificamente, nel senso che così ti leggi tutta la vicenda, che è molto lunga e molto complessa, e soprattutto non dimenticare è avvenuta negli Stati Uniti, quindi io non so dove sia il tuo amico ingiustamente ai domiciliari, ma comunque ti può sicuramente servire andare a leggere la sua storia. Allora, io vorrei concludere in questo modo, intanto parlando diffusamente del 12 di settembre a Bologna. Volevo che mi facessi, Sabina, un riassunto rapido dei siti ufficiali e delle pagine dove si può seguire, le pagine ufficiali del caso Chico Forti, perché io stesso in questi ultimi giorni mi sono imbattuto in alcuni hashtag, in alcune gruppi, entità, che addirittura forse non operano neanche più. Allora, la Chico Forti Free è la pagina, è la prima pagina ufficiale di Chico, perché noi avevamo prima il gruppo Chico Forti, un innocente condannato all'ergastolo. Purtroppo nel 2013 Facebook ci fece scomparire 100.000 persone e creammo la Chico Forti Free. Questi sono i siti ufficiali dove sono gestiti sempre in accordo della famiglia, del comitato. Ci sono anche i legali, c'era anche il Ferdinando Imposimato negli amministratori, ci sono amici di Chico. Noi siamo, diciamo, la pagina ufficiale, ma si è creata anche un'altra pagina ufficiale, okay, che è la Chico Forti, gestita da una sostenitrice che, diciamo, ha i contatti anche con la famiglia, però è una pagina che sostiene Chico, e anche lì ci sono tantissimi sostenitori, ma diciamo queste sono le pagine che possiamo dire ufficiali. Poi ci sono tantissimi gruppi che veramente stanno crescendo, di 20.000, 40.000 persone, 30.000. Io vi ho raccontato la storia, diciamo, della nostra pagina, anche della Chico Forti Free. Che cosa accadrà dalle 10.30 alle 13 del 12 settembre a Bologna? Allora, io vengo dall'estero, perché io abito all'estero, e voglio fare capire questo a noi italiani. Io dovevo essere presente a Milano, purtroppo mi hanno disdetto il volo aereo. Sarò a Bologna, perché Bologna dovrà essere una voce forte. Cosa sarà? Bologna è un... Abbiamo capito che arriveranno da tante parti. Si vede che è una città che ha una forza, ha una voce, ha un modo di vivere diverso, forse un po' più movimentato. Alle 10.30 ci incontriamo, ci saranno gli striscioni, ci sarà un palco, ci saranno degli artisti che... In Piazza Maggiore? No, non è Piazza Maggiore, perché c'era un altro evento, è Piazza Galvani. È Piazza Galvani. Dalle 10.30 alle 13, e ci sarà un distanziamento dove ci saranno delle persone che avranno i giubbotti staff, sentiteli, ascoltateli, perché avremo anche le mascherine, certo, Chico Free, che avremo noi sostenitori, avremo le magliette, ci saranno, come detto, ci sarà un palco dove ci saranno delle dichiarazioni, dove parleremo al ministro, e ci auguriamo che ci saranno i politici e che ci sarà la stampa e i mass media, perché ricordiamo che hanno confermato veramente tanti, ma tanti. Io sono molto contenta di questo e spero che non ci deludano e che arrivino tutti, perché se la stampa c'è, e ricordiamo che settembre è importante, perché noi confidiamo che ottobre Chico
tornerà in Italia, novembre, non può tornare più tardi. Diamo un Natale alla madre di Chicco con il figlio, perché ricordiamo che la madre è anziana. Noi confidiamo nelle parole del governo di Luigi Di Maio e di Riccardo Fraccaro. Non ci deludete, troppe delusioni in questi anni. E Chicco ha fiducia in voi. Chicco, io ho la fortuna di essere fra i pochi che hanno il contatto anche con Chicco, che ci scriviamo. Lui è molto contento di questa manifestazione, di questo evento a Trento, di cui ha parlato anche il dottor Moggio. È informato, lui vive di questo perché lui crede nella giustizia e ha fiducia che finirà questo incubo. Ricordiamo che abbiamo in mano la vita di un uomo. Questa volta, voi che avete combattuto, lo dico al ministro Luigi Di Maio e al sottosegretario Riccardo Fraccaro, avete combattuto quando non eravate al governo, non potete non realizzare le vostre dichiarazioni. Io confido e confidano milioni di italiani, e la cosa più importante è che Chicco Forti confida in voi. Di conseguenza, quando il sottosegretario ha riferito che entro la fine dell'anno confida in una risoluzione, anche se il caso è difficile, io sono certa che Chicco tornerà in Italia entro la fine dell'anno. Lorenzo, tu potrai essere a Bologna, la prima domanda. La seconda domanda è: nel frattempo, in questi mesi, queste autorità hanno continuato a lavorare al vostro fianco? Beh, noi crediamo di sì, io sono confidente, nel senso che credo che nonostante tutte queste difficoltà date dalla pandemia, dai lockdown, dai vari, le cose stiano pian pianino andando avanti. Del resto, lo stesso Di Maio, credo che intorno a giugno dichiarò che una delle sue priorità, lo dichiarò pubblicamente, era il caso di Chicco Forti, e non lo dichiarò noi, lo dichiarò in una sede neutra, diciamo così. E quindi concordo con Sabina che dobbiamo essere fiduciosi che queste parole si traducano in realtà, salvo ovviamente difficoltà esterne date da eventuali altri lockdown, eventuali altre difficoltà appunto di carattere esterno. Ecco, purtroppo io ho già detto a Sabina che ho l'impegno di un'altra associazione per un'altra manifestazione che facciamo, non per Chicco Forti, per altre finalità, proprio quel giorno lì, e quindi salvo che non venga spostata, quindi c'è qualcosa, io purtroppo non potrò esserci, anche se ci sarò ovviamente con lo spirito, e darò il massimo appoggio anche per promuovere questa cosa. Va bene, allora la registrazione di questa diretta resterà sui siti e sugli account social, Facebook e Instagram, per quello che mi riguarda, è già online su Twitter. L'appuntamento è il sabato 12 settembre alle 10:30 in Piazza Galvani a Bologna. Io resto a vostra totale e completa disposizione sempre in questa battaglia. Ringrazio Canio Caprarella, che ha seguito come sempre con grande diligenza la diretta, e Sabina Bruzzano e Lorenzo Maggio, che da anni sostengono questa battaglia, che è una battaglia di tutti, e io credo, senza presunzione, a nome di tutti quelli che hanno a cuore i propri diritti, di dovervi ringraziare. Grazie Luca. Vorrei finire con una frase che mi ha detto di ringraziare lei, Serafini, per la possibilità che ci ha dato, perché io gliel'ho scritto. Sa benissimo che lei è sempre stato aperto, ha sempre dato la possibilità di esporre a tutti il caso di Chicco, e la ringraziamo noi sostenitori. Mi dai del tu, sono ancora più gratificato. Ti ringraziamo e voglio finire ringraziando tantissimo, ma veramente tantissimo, le persone, i sostenitori che ci stanno aiutando di Bologna e non solo, che stanno facendo un lavoro egregio, giorno e notte in contatto con noi, perché non è semplice. Credeteci, in questa situazione dove ci troviamo oggi con il Covid, non è semplice, eppure ci riusciremo.
E sicuramente proseguirà l'onda lunga di Chicco nelle piazze, negli stadi, ovunque, fino a quando non otterremo risultato. Grazie Sabina, grazie Lorenzo, un abbraccio e concludo con Chicco Forti Free. Grazie Luca, Ciao, ciao ragazzi. grazie a tutti. Grazie.